E ciao a tutti ragazzuoli, bentornati in questo nuovo video di compravendita. Come vedete sto prendendo questo Bradley a 42.000 crediti. Quando se andiamo a rivedere il compra ora del giocatore, vediamo che sta super giù sui 48.500, insomma quel prezzo lì, 40-50.000, il prezzo è quello. Quindi noi cosa facciamo? Sto andando a prenderlo all'asta a 42.000 e come vedete nessuno me lo caca, nessuno mi rilancia l'offerta, nessuno mi caca e quindi sono libero di prenderlo a 42.000 crediti, che è un prezzo buonissimo perché lo prendo a 42.000, lo rivendo a 48, già lo capite voi che è un prezzo abbastanza buono. Quindi levando la tassa che sarà tipo 2-3 mila crediti, c'è un buon profitto, un discreto un buon profitto. Quindi adesso, visto che ha una forma fisica che non è 99, io la voglio 99, sono fissato, gliela do e gli do anche un allenamento che non fa mai male, infatti aumenta le probabilità che io lo venda e quindi lo vendo più veloce. Lo vendevo lo stesso, però mettendogli l'allenamento ovviamente lo vendo più veloce, perché anche se è bronzo e costa 200 crediti, 150, attira lo stesso qualcuno e quindi è facile da vendere. E adesso sto andando a prenderne un altro all'asta. Vedete, questo un po' più c'è un po' più gente perché ha 51 contratti, è infaticabile, insomma è un po' più caotico come giocatore, mentre qua accanto mi ero messo un giocatore, sempre Bradley ovviamente, a 43.000 crediti, che è un prezzo buono. L'ho trovato al compro ora, ho detto vabbè, allora me lo compro e lo rivendo sempre a 48, quindi da 43 a 48 c'è sempre quasi lo stesso profitto e niente. Poi adesso gli andiamo a mettere, vedete questo è il compra ora, ce n'è una a 47, ma comunque tanto lo compreranno subito e neanche ci faccio caso, ma comunque gli andiamo a mettere un contrattino e un allenamento che ho preso a 150, argento, quindi passaggio, che per un centrocampista è buonissimo e lo possiamo mettere in vendita e subito me lo compreranno come mi hanno comprato quell'altro. Quindi adesso riandiamo a rivedere il compra ora di Bradley e vediamo se quella 47.000 l'hanno comprato oppure no. Insomma, vediamo e se l'hanno comprato lo metto a 48 direttamente. Quindi benissimo, l'hanno comprato, ce n'è solo quella a 48.500. Sono libero di metterlo a 48.000 e sono sicuro che lo venderò tranquillamente senza alcun problema. Dopo 10 minuti, 10 minuti massimo me lo compreranno. Quindi ok, adesso li ho venduti tutti e due, avevo 60.000 crediti, 60.000 crediti, quando ho iniziato ho fatto 7k con due giocatori, in una maniera davvero veloce, molto veloce. Adesso andiamo a rivedere il compro ora che si è alzato, se sta 1 a 50.000, che lo potrei prendere perché ce ne sta 1 a 50.000, l'altro è a 55, 54, potrei vendere di nuovo a 54, ma non lo faccio perché sarebbe la stessa cosa. Quindi se vi è piaciuto questo episodio mettete un like, iscrivetevi, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti da Black.